Ragazzi, buongiorno. Dopo qualche giorno di stop un po' forzato, mi trovo in quel di Moiola, Valle Stura. Mi sono sentito ieri sera con Andrea Colombero e stamattina vado a trovarli dopo, diciamo, le transumanze di quest'estate. E la prima volta che ero stato da loro è stato gennaio-febbraio 2022, che devo dire che è il video che ha più visualizzazioni nel mio canale, oltre le 600.000 visualizzazioni. Grazie a Andrea e Barbara Viale, leva piemontese e valdostana, mungono e trasformano il latte in formaggi. Sono qua in frazione Maigre di Moiola, adesso attraverso l'Ostura e arrivo in azienda da Andrea, azienda Fiori dei Monti. Caprioli, nei prati pascolano l'erba di Andrea, guardateli là, non so se si vedono, che scorazzano, si sono fermati. Provo a avvicinare. Si vede solo il culetto bianco. Come qua giunto presso l'azienda Fiori dei Monti. Qua c'è già il cane che arriva. Ciao bello, mi hai già visto arrivare? Qua c'è già Barbara. La saluto senza chiudere il video. Buongiorno, vengo a disturbarti. No, stavo votando là. Hai già finito di mungere? Vabbè, magari. Non siamo mattinieri. Dai, noi. Chiudo, parcheggio, no, no. Poi parliamo. Permesso? Bene. Che l'acqua le le allerghe. Qua appena partorito, dice Andrea, un'ora fa. Lo fai, li mandi a pupare? Questo qua ho visto Andrea che si è posizionato qua dietro la vacca, questa qua la mungi a mano. Ciao Andrea, saluta gli amici. Ciao, ciao Deggio. Stavolta parliamo, perché l'altro video dicevano che non parlavamo. Ma non si sentiva, ecco, niente. E ci siamo sempre chiesti come ha fatto a fare tutte quelle visualizzazioni. Ma infatti, già che l'altra volta non abbiamo fatto niente, stavolta non facciamo niente, ma ne facciamo 500.000. E questa la mungi a mano? Perché ma non... sì, ma qualcuno per tenere il vizio, non come la sigaretta. Dopo che ho fatto l'amore, quindi stamattina vuol dire che ho fatto l'amore. Ah sì. No, perché c'è qualcuno, non si lasciano mungere da... Ma no, ma è così, scoriamo di più. E poi specialmente d'estate, quando poi ne mungiamo di più, quelle che sono abituate a mano, mentre uno mungia a macchina, l'altro mungia a mano, portiamo più avanti la volta. Hai capito. Poi questa qua in modo particolare lì non ti dà l'altra mano. E queste sono valdostane, no? Queste sono apple, no? Ah, tutta rossa, perché le valdostane sono più pezzate. Queste qua sono tutte rosse come... Ah, perché bianco, le vedevo grandi, appunto. E la testa tutta bianca con la macchia sull'occhio di solito. Sì, la valdostana è più piccolina. È più piccolina, appunto. Più da montagna. Che figura, sono sempre per l'intistalle. ma poi ultimamente ci sono delle stalle di valdostana. Sì, sì. Devo andare su, mi aspettano, è già un elenco che non finisce più. Devo fermarmi una settimana, so. Se sono livelli basta il papo oramai. Bello il vitellino là di questa notte. Siamo gli ultimi. Ah, qua tutto è partorito? Poi ne ho due o tre tardive che fa, una addirittura fa la porta, magari quando si assuma, oramai il grosso addetto. E il mercato com'è i vitelli? Il mercato è strano perché non c'è più una regola, cioè non hai un prezzo di riferimento, se trovi... L'amatore, la... Ma no, se... In questo momento qua piazzi bene la merce quando qualcuno ne ha bisogno, ma quando non ne ha bisogno è mal piazzare. Nel senso che non hai il nostro mercato dove si contratta ancora. Sì.
Sì. Sai, contrattare vuol dire che tutti e due hai un potere contrattuale. In questo momento chi vende non ha quasi potere contrattuale, se non in quei rari casi dove magari ti arriva quello che ha bisogno di riempire il box e quindi... E oggi il mercato è strano, triste, cioè, nel senso che alla fine poi vendiamo veramente animali sotto costo di produzione. Cioè la realtà oggi è quella. La realtà è quella, tutti dicono quello, vero? Poi si va avanti anche perché credi come noi, io e lei abbiamo 40 anni, oramai la strada è questa, cioè non è che poi ti scoraggio, è logico che sono in questi momenti sono. Però non esiste il piano B, cioè il piano B è cercare di tenere duro e andare avanti, non andare a fare l'altro. Cercare di guadagnare qualcosa se possibile. Come te il fieno produci tutto te, ce l'hai? No, noi il fieno compriamo tutto. Tutto, fieno paglia. Sì. Noi quello che in questo momento diciamo sorregge l'azienda sono le vendite dirette sul latte trasformato. Invece dove passi ancora attraverso i mediatori, come nel nostro caso i vitelli, hai poco margine. Anche se io ho trovato un ragazzo che è 2-3 anni col quale collaboriamo, abbiamo fatto un prezzo diciamo fisso a peso. E non abbiamo più guardato il mercato e anche per noi ci dà una stabilità, perché te hai che hai 10 vitelli pesano quello valgono una quello, certa sì. Tranquillità però son casi piuttosto rari. Vabbè, dire che tu hai una bellissima genetica, vedi il problema di oggi sono conosciuto un po', non c'è più il merito, no, la mia o quella di un altro, sì. È più il merito, cioè non esiste, non è valutato, l'animale ha valore, quindi non è più valutato, cioè ora è molto aleatorio. Dico, magari vendi un vitello scarso bene perché hai trovato quello che non ha bisogno, un vitello fenomeno male perché in quel momento lì non c'è allora, più la specie di riproduttori con la roba lì, ma allora il mercato della vita è ancora una cosa diversa, però capisci che i riproduttori ne esce se un... su 100 vacche ti serve un toro, sì. E su 100 vacche ti porta con 50 maschi, sì. E quindi ne hai 49 che vado da strada, vai Quanti litri bungi più o meno al giorno? Al giorno? Adesso giriamo sui 300. Adesso che ha partorito quasi tutto. Siamo quasi al... Ma il lettame sta andando fuori. È un bel toro questo. Questo è il riproduttore? Il riproduttore è per il latte. Cicci. Ma qua il Valdostano non puppa sua madre, eh? No, qua abbiamo una madottina. Qua è una settimana, ma adesso lo prende bene. Perché mi ricordo che l'estate potremmo anche dare il latte col secchio. Ah. Però visto che noi siamo come tutti, oramai siamo in zona lupi, io preferisco comunque mettermi una mamma perché nel momento in cui l'adottano come dire, loro sono potenti, perché sennò poi il vitellino cosa fa? Abituato al secchio lui segue la mangia, però magari se sta per i cavoli fuori perché le vacche passano, la mamma non lo chiama e quindi è molto è più a rischio. Ma hai visto tra l'altro ieri quel ragazzo morto? Sì. È un orso, però siamo ma si potrebbe fare di proprio serie, non solo di facciata, sono un po' più profondi perché. Sì. Io per dirti personalmente non sono anti, però la gestione che abbiamo oggi io non l'ho capito. Sì. Secondo me purtroppo in quelle cose lì quando ci si mette di mezzo il soldo, perché il lupo è un progetto che porta un sacco di soldi, l'orso poi mi dà anche, e la politica, poi si perde il focus. Io ho una mia idea sul lupo, che secondo me tanto è stato reintrodotto, non è che ci raccontiamo che è arrivato. Però forse è giusto che ci sia un equilibratore della natura, però non è nemmeno giusto che venga lasciato libero così, cioè alla fine c'è chi lo subisce e basta. Sì. Allora, visto che abbiamo dei parchi o non so, secondo me, poi non sta a me trovare la soluzione, però secondo me sarebbe giusto fare delle zone per il lupo e delle zone in cui il lupo è. Cioè, e poi lasciare all'allevatore la scelta di dire ok, questo magari è un parco, vuoi passare nel parco, sai che c'è questo problema e magari ci viene incontro, dici magari non paghi l'affitto.
Però nelle zone dove non c'è il lupo, te li sono tutelato. Sì. Invece tutto libero così, secondo me, è assurdo. No, poi ce l'ha proprio... No, ma poi oramai siamo diventati supposizioni proprio ideologiche, cioè o sì o no, però sì. Senza poi andare ad affrontare qual è il problema reale. Ma poi io per quello che... quello che ho visto io, quel filmato morto in mezzo alla strada, era un cagnetto, non un lupo. No, ma poi bisognerebbe anche conoscere un po' come funziona il lupo, perché il lupo è un animale monogamo. Quindi te hai una coppia in cui un maschio si riproduce, poi hai una serie di lupi che rimangono in branco, ma i branchi, almeno qua, nelle nostre zone, questo te lo dico perché io lavorando nel parco oramai ci sono branchi di 8, 11, 14, a 2 tanto, ma gli altri, specialmente i maschi, non si possono riprodurre, quindi un maschio che vuole, diciamo, riprodursi, che è una cosa naturale, deve lasciare il branco. Ma nel momento in cui lascia il branco ha il 50-60% di probabilità di morire piuttosto che di sopravvivere, perché intanto da solo cacciare un problema, perché un conto è cacciare in branco, un conto è cacciare in branco. Poi è trovare un altro territorio, una femmina oppure un altro branco che ti accetta. Quindi esistono, ora nel tuo caso non so se non fanno, però ci sono tanti di questi lupi solitari, prendi quelli sì, che vediamo nelle campagne adesso. Tantissimi, sì. Che probabilmente cercano, diciamo, è una caccia frugale, magari cercano la gallina o sai quelle cose più semplici. Il cane legato alla catena da qualche parte, bravo. Il gatto. Perché poi il lavoro di branco è un altro discorso, ma sì. Infatti se guardi tanti filmati vedono dei lupi sì. solitari e non il branco di lupi. Sì. No, no, bel problema. Sì, il problema è grosso. Sì. Barbara Argiassa. È un ciclo continuo. Sì, questo qua forse. Marta sorridi. Messa scotti. Legge sai chi è lei? No. Lei si chiama Marta e si è laureata in infermieristica giovedì scorso. Sì, per venire. Quindi adesso ho cominciato la carriera. Da infermiera. No, cioè, perché come regalo di laurea ha ricevuto la vitellina. Hai capito. Quindi adesso è un bivio. O vuoi fare l'infermiera o fare la levatrice. Però proverà tutte e due e poi decide. Tanto gli infermieri fanno i tordi. Può fare tutte e due. Ma il vitellino no. Adottamento di scambio. Partorito 3 ore fa, vitellino qua dietro. No, no, dai macalore. Poi inizi a lavorare il latte? Sì, tra un'oretta, adesso lo scaldo, lo taglio e poi un'oretta inizio. Sono arrivati qualcuno che hanno visto il video? Sì, ogni tanto arriva qualcuno e dice che mi manda. Ma ancora solo sarà un mese fa. Ma perché vanno sempre avanti, li guardano sempre. Le campionesse.
Questo l'oietto? Questo è l'oietto che mi è arrivato 2 giorni fa. Bello. Sì, è bello. Poi bello. I prezzi sono scesi un po' andando in primavera. Oh. A parole sì, però quindi infatti quando pacchi sempre uguale. Guarda che io ho visto la presunta penuria, il pieno non ho aspettato l'ultimo, l'avevo già... Avevi già comprato? Ho almeno 2 mesi fa perché non volevo arrivare poi magari adesso quando sei. È logico che bisognerebbe vivere la giornata, ma non puoi con tutti questi che devono mangiare arrivare all'ultima balla e pensare di comprare. Sì, sì, sì. Hai visto la tenda tutta automatizzata? Beh, hai capito che le alternative sono due: o invecchio bene perché mi mantengo in forma, o non invecchio perché mi presto troppo in fretta. Abbiamo fatto colazione. Andrea mi chiamo, mi fa: ci sono due signori che hanno parlato di te, siete arrivati qua per i miei video a comprare i formaggi. Eh sì, sono venuto qua. E siete di Dronero. Eh sì. Adesso abbiamo già chiacchierato un po', boh, continuate a guardare i miei video, stasera ci siete anche voi. Sicuro. Cercate. Io continuo con Andrea e Barbara. Boh, buona Pasqua, Anche a te. Ciao. A tutti. Ciao, ciao. Ciao. Si sono alzate anche le piccole che non ricordo il nome. E voi girate in stalla in bici? Dalle qua che aiutano già papà a slegare le code. Quando Deggio fa il video. Se non lo aiutano mai. Ma sì, ogni tanto. Non staccare la coda della mucca. Deggio fa come per te. Oh. Avvicinato qua al vitellino, la mucca mi, magari mi carica, vuole il vicino. Ciao. Ciao Cicci. Te lo tocco. Non scordarmi, Bufano. Metti anche la campana, andare solo al pascolo in giornata? Ah, sì, almeno 2 campane. L'asino che chiama con 2 campane. Lo sanno già. Uscire è il riproduttore. Stanno uscendo tutte. Thank you.
Qua che arriva il carico di fieno. Già tanto che le metti fuori, tanti giorni. Oggi, ho cominciato con 6 o 7 di marzo. E poi con quello che non ho mai fatto voluto, mai voluto, è stata continuata. Purtroppo non ha dedicato. Ancora relativamente calda, se poi è zero, sì. Ma se fa questo tempo qua va fuori. Fieno scaricato. Dove sono i piccoli? Allora lì. Ah, che bello.
scaricato il fieno, ho messo fuori le mucche, tu hai fatto il formaggio nel frattempo. Sì, allora quelli che arrivano a nome di Deggio la mula, faglieli pagare un po' più cari. Ciao e buona Pasqua. Grazie dell'ospitalità. Ciao, ciao. Andrea, adesso carichi i vitelli per poter pagare il fieno. Sì, è tutto in giro. Tutto in giro. Magari faccio un regalo a Barbara. Tanto il Abbiamo caricati, ragazzi, buona Pasqua a tutti. Grazie. Spero che tu non hai fatto barone di visualizzazione. No, stavolta hai troppe cose, secondo me visualizzano per me. No, no, vedi, vedi. L'altra volta non c'era più niente. Bon, ciao, buona Pasqua. Ciao, bimbe. Ciao. Ciao.